Nella decima giornata di Serie D giovedì spicca un solo pareggio a reti bianche, quello che metteva di fronte Borgo San Donnino e Ghivizzano. Una giornata che ha regalato 24 gol con all'attivo 3 successi interni, 2 esterni e 5 pareggi. Pareggio di rigore quello tra Fanfulla e Dalmianese, ospiti in vantaggio con Brega al minuto 50, Fanfulla che ristabiliva la parità a 6 della fine con Brognoli. A Serravezza basta un gol di Vietina al 30° del primo tempo per mettere in archivio la gara. Successo netto quello del Ravenna al Benelli con il Prato, giornata di gran gol che si apre con la rete di Calì. Il pari ospite giungeva con Maione grazie a un delizioso scavetto. Giallorossi che tornavano avanti 3 minuti più tardi con il penalty trasformato da Saporetti. Il Tris arrivava nella ripresa dopo un'azione insistita che terminava con la parabola velenosa di Calì. Infine chiudeva il cerchio l'eurogol di Saporetti. Il Rimini perde la testa della classifica, quantomeno in solitaria. Gli uomini di Gaburro cadono a Budio con Mezzolara, passata avanti con Pierattozzi sul fine di prima frazione da gioco. Torelli nella ripresa ristabiliva la parità approfittando di un'incertezza di Malagoli, ma il gol dei 3 punti perveniva per opera di Cortesi direttamente dagli 11 metri. Del passo falso del Rimini ne approfitta il Lentigione, nuova capolista con i biancorossi, una doppietta di Caprioni tra il 15° e il 24° andava agli emiliani sul doppio vantaggio nella trasferta in casa della San Maurese, vantaggio con fermato fino alla fine del match nonostante l'uomo in meno e la rete di Misuraca che aveva riaperto parzialmente i giochi. Vince anche in follia la prima di Gadda al Morgani, succede tutto tra l'89° e il 95°, prima Ballardini, infine Borelli davano la vittoria all'ingresso ai Galletti. L'Atletium dopo i 13 nuovi acquisti impatti in casa col Sasso Marconi, i padroni di casa vanno avanti sul rigore trasformato da Gobi ma si fanno raggiungere nella ripresa dal colpo di testa di Serra. Pari, infine, per 2-2 tra Real Forte, Quercete e Carpi. Ospiti avanti dal dischetto con Raffini, pareggio nero-azzurro con una sventola da fuori area a cura di Grassi. Decisivi minuti finali tra l'83° e l'89°, succede davvero di tutto. Prima in Serravezza sbaglia un penalty, i Carpi ringrazia e torna in vantaggio con Calanca, raccogliendo un pallone per il tappin vincente, ma all'89° i toscani trovavano il pareggio con la zampata vincente di Ricci.